Di quel giorno ricordo che eravamo a fine servizio e è arrivata una chiamata dicendoci che dovevamo andare a rilevare delle immagini di un furto avvenuto in un autogrill e poi tutto ad un tratto ci siamo fermati nella cuspide e poi dopo il furgone ci è piombato addosso e una forte confusione. E poi mi sono girato e ho visto il mio collega Nicola che vomitava del sangue. È stata dura. E niente, poi ho perso conoscenza, mi sono svegliato in ospedale, non ricordavo nulla di quel giorno. E poi piano piano però i ricordi sono ritornati. Che poliziotto, che collega e che uomo era Nicola? Nicola era principalmente, prima di essere collega, era un amico. Poi quando sono arrivato a Novara, lui mi ha accolto dicendomi, cioè, col sorriso, era uno che coinvolgeva la gente, cercava sempre di sdrammatizzare in situazioni magari. Comunque io lo ricordo una persona solare, una persona che ti faceva passare il servizio in una maniera leggera, senza fartela pesare quella giornata. Oh, dopo l'incidente, i colleghi ti sono stati vicino, hai sentito la vicinanza del corpo? Sì, i colleghi mi sono stati tanto vicino perché anche quando ero in convalescenza a casa mi chiamavano, mi chiedevano come stai, ritorna presto, ci manchi. È stato fondamentale, il calore dei colleghi che ti cercavano, cercavano di darti un supporto anche psicologico. Sì, ho visto tanto, tanto affetto da parte dei colleghi. Bene, quindi ora tu hai recuperato, sei entrato in servizio. Com'è stato tornare in servizio, riprendere la routine, il servizio quotidiano, rimontare in macchina dopo tutto ciò che è successo? È stata dura, però alla fine cerchi di reagire, sai che fa parte del nostro lavoro e quindi cerchi di andare, di tirare avanti. I ricordi, quelli penso che non saranno mai cancellati. Però mi è rimasto tanto di Nicola in quei pochi mesi che l'ho conosciuto, però mi ha lasciato tanto veramente. Rivivere i luoghi dove è successo l'incidente è dura, però bisogna, me ne sono fatto una ragione, vado avanti.